Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Viviamo oggi la giornata del Venerdì Santo, centro del Triduo Pasquale. Nelle nostre comunità, oggi pomeriggio o stasera, celebreremo l'azione liturgica del Venerdì Santo. La Santa Madre Chiesa oggi celebra la passione del Signore, suo sposo e figlio unigenito del Padre. Tutto tace,
tutto si umilia e si inginocchia davanti alla croce di Cristo, Dio fatto uomo per noi. Oggi la celebrazione inizia nel silenzio. Il celebrante per tutti noi si prosterà ai piedi dell'altare in preghiera e in questo momento siamo invitati a raccoglierci in silenzio per accostarci al mistero della croce. Alla croce di Gesù che ci salva, rivelandoci l'amore del Padre, uniamo le nostre croci quotidiane con la fatica che facciamo nel portarle. La croce di Gesù non è disgiunta dalla gloria della Pasqua. Essa quindi diventa per noi anche un segno di speranza. Oggi la nostra preghiera dei fedeli si svolge in forma solenne. Ogni preghiera sarà preceduta da un invito e da uno spazio di silenzio perché ognuno possa raccogliere le sue intenzioni per offrirle al Signore nella orazione di chi presiede. Avvolti nel mistero della passione del Signore, apriamo il cuore della Chiesa, sposa di Cristo, perché la sua preghiera di madre salga a Dio nostro Padre. Davanti ai nostri occhi contempleremo il grande segno della croce sulla quale Gesù si è consegnato al Padre per noi. La croce è memoria visiva del mistero in cui Dio ci rivela la sua grandezza e bontà. Per tre volte il sacerdote proclamerà o canterà: ecco il legno della croce dal quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Per questo possiamo accostarci ad essa con il nostro gesto di affetto. Il sacrificio di Cristo sostenga la nostra speranza. Colui che ci offre il pane della vita ha spezzato la sua esistenza fino in fondo. Nel rito romano, l'azione del Venerdì Santo prevede la distribuzione dell'Eucarestia. L'Eucarestia consacrata in occasione della solenne cena Domini la sera del Giovedì Santo. Colui che ci invita alla sua mensa ha preso su di sé i peccati del mondo. La comunione con Lui, con il suo sacrificio, ci trasformi in discepoli fedeli, in sorelle e fratelli generosi. E poi l'assemblea che si è formata nel silenzio si disperderà. È un silenzio che permette ad ognuno di far scendere nel profondo dell'animo le parole e le immagini che ci hanno raggiunto. È un silenzio che consente ad ognuno di accogliere con gratitudine il dono di un amore illimitato e di una misericordia sconfinata. Carissimi, abbiamo tutti bisogno di rivivere questa giornata del Venerdì Santo se vogliamo giungere alla Pasqua di risurrezione col cuore veramente rinnovato.